No, perché lui era fresco, lui è un giocatore di gamba, è un ragazzo che si sacrifica negli allenamenti, viene da un infortunio. È ovvio che cerchiamo, sai, in partita di vedere e di sfruttare un pochino le caratteristiche dei giocatori. Ecco. Uno sta là per fare questo, ecco. Poi a volte ti viene bene, a volte ti viene male. Io Però. sono andato alla disperazione, ovviamente. E, però nel momento in cui Nicolau mi ha detto che lui già da ieri sapeva che sarebbe entrato e che addirittura avrebbe fatto anche il turno, e ci ha dimostrato una carica, no, ci ha dimostrato una carica che è bella in un contesto di giocatori che molte volte per il loro comportamento sono abbastanza criticabili per l'impegno eccetera. È bello questo. No, io ti dico la verità, allora fino adesso non gli posso rimproverare niente, tranne il primo tempo di Matino che è stato inguardabile. Poi per il resto fino adesso, ma io però vi faccio la domanda, ve la faccio io a voi. Se avessimo fatto 2-2 oggi contro una squadra che non ha mai tirato in porta, con una squadra che ha avuto un rigore, diciamo, abbastanza regalato, e una palla nostra persa su un'autorete, poi dopo io non ricordo altri tiri in porta dell'Avello, oggi avremmo fatto 2-2 e stavamo a parlare oggi, la Casertana, la Casertana, e questo. Tranne il primo tempo di Matino, tranne il primo tempo di Matino, io penso che questa è una squadra che non ha mai demeritato, anzi, gli mancano tanti, tantissimi punti. Ma è lo specchio delle annate. Quando uno dice quando sono le annate, io ho visto la partita di questi qua contro il Cerignola domenica scorsa, il Cerignola non ha mai tirato in porta. Ha fatto un errore il portiere col terzino, palla è rimasta là. Porta vuota, gol, ha fatto due miracoli, tre miracoli il portiere del Cerignola, ha vinto il Cerignola 1-0. Merito del Cerignola, che il Cerignola è primo in classifica, 8 punti avanti, è giusto che ha vinto il campionato. Però quando sono le annate, che ti va tutto giusto, tutto va nel verso giusto, c'è poco da fare. Questo è il discorso. Però oggi io sono contento per i ragazzi perché l'hanno cercata, l'hanno voluta, abbiamo creato. E quando è una squadra, questa è una squadra tosta, una squadra fisica, una squadra scorbutica da affrontare. Tutti i stranieri che hanno voglia, fame, ecco, lottavano su ogni palla, ti menavano. Ecco, perciò l'abbiamo interpretato in modo giusto, l'abbiamo preparato così in questi 2 giorni e sono contento per loro, perché dopo Matino hanno avuto un bel rimprovero del primo tempo. Domenico Bastante. Mister, perché mi ha trovato in settimana secondo lei non è riuscito ad avere continuità di vittoria? Questa è una bella domanda. Non ha avuto dato continuità perché ci sono tanti fattori che sommati, messi insieme, determinano determinate cose, ne spiego. Il discorso è che la squadra, io ho detto ieri, a volte sembra un pochino esagerato, ma gli infortuni di Tufano e di Monti hanno condizionato, ma non perché uno è gentile e l'altro è Cabrini, no, però 2 giocatori di quell'età, di quelle caratteristiche, ti portano ad avere un cambiamento nella formazione. E poi dopo, ecco, quando tu poi hai tanti infortunati, squalifiche, problemi, e poi hai delle difficoltà proprio nel fare pure la formazione, dopo non è facile. Poi io l'ho detto sempre, per stare in queste condizioni la squadra ha dei limiti, ha delle carenze, però le possiamo sopperire sempre con il lavoro, con abnegazione, con spirito di sacrificio. Questa è una squadra che se non gioca a massima intensità e gioca al massimo, fa fatica. E Mister, deve stare sempre al massimo. che fa fatica contro qualsiasi No, avversario. noi possiamo perdere e vincere contro chiunque, però se stiamo al massimo e alziamo i ritmi e stiamo ad alta intensità, poi è ovvio che sono pure le annate e ogni azione veniamo castigati. Cioè, ma pure domenica mattina, sabato mattina, porca miseria, abbiamo avuto, è vero, mezzo tiro in porta, errore tra difensore e portiere, abbiamo preso gol. A Cerignola 2 tiri in porta abbiamo preso gol, 2 gol. Oggi la stessa cosa, con la Nocerina la stessa cosa, con il Bisce. Cioè io no, non scherziamo, cioè, veramente. Poi dici oggi hai vinto al 95esimo. Sì, vabbè, oggi non vinci, però è giusto che le altre partite l'avessi vinta. E allora era giusto così. Però oggi, il rigore non dato, il gol mangiato, il gol sbagliato di Marese, cioè abbiamo avuto 5-6 palle gol, loro mai tirati in porta,
tu potevi pareggiare la partita e oggi che raccontare? Questo è il discorso un pochino, là. Però va bene così. L'esempio migliore di tutti sicuramente resta e resterà, secondo me, penso anche il parere dei colleghi, fai dall'impegno che mette Ciro in campo e al di sopra di ogni altro spessore di giocatori. Però alcuni giocatori forse non meritano tanto di indossare questa maglia. No, no, non esiste. Allora, questi ragazzi. Allora, il discorso è questo, non è. No, qua non siamo. Allora, se dobbiamo analizzare le partite, l'aspetto tecnico, tattico, di impegno, di sacrificio, è tutto un conto. Se poi dobbiamo già tirare le somme, è ancora presto, perché poi le somme si tirano alla fine. Poi dopo, alla fine, fine anno, chi sarà, ecco, se riusciremo a fare questo benedetto stadio, no? Questo benedetto stadio. E poi dopo ci si siede e si valuta, ecco, i pro e i contro, gli errori che sono stati fatti, chi è da Casertana e chi non è da Casertana, chi si deve fare, questo si deve fare. Secondo noi molti. No, poi a fine, allora parlare adesso, manca ancora 8 partite, poi qua a fine anno tireremo le somme, oggi è presto. Ma pure 4-1, va. Tanto quello noi lo pigliamo sempre. C'è pure qualche espulsione. No, ma allora, ma, c'è pure del 4, del, bravo, bravo. Il problema è proprio quello che tanto il gol lo prendiamo sempre, il posto di gol così, a rassegnazione, voglio dire. No, però detto questo, giusto per scendere un po' nel dettaglio, perché finalmente si è vinto. Allora, questa volta avere più serenità e più gioia anche. La squadra attacca gli spazi e la rete di rigore come vorresti tu, perché ho l'impressione che qualche volta ci arrivano un po' stracciati, diciamo, un po' poco coordinati, a volte un po'. Allora, scusa Nico. Sì, ma anche il secondo tempo abbiamo fatto quell'azione con 1-2, con il cross di l'1-2 sul fondo che è andato Munoz. Cioè, qualche limite ce l'abbiamo, qualche difficoltà ce l'abbiamo. No, è un discorso che, ecco, è un discorso che qualche problemino ce l'abbiamo. Ecco, non, perciò ti ho detto, se noi siamo al massimo e siamo ad alta intensità, questi problemini li riusciamo un pochino a nascondere, ma se non siamo sempre al massimo con un'alta intensità, facciamo qualche abbiamo qualche problemino. No, vabbè, allora Maresca è un giocatore adattato in quello là, è un giocatore adattato, è ovvio che ha più qualità. Questi sono, allora, Vacca e Maresca sono due mezzali, là quello è un ruolo che non è facile, là io, secondo me in Italia pochi giocatori, ma non sto scherzando, pochi giocatori possono ricoprire quel ruolo, è ovvio che è un giocatore adattato, un giocatore con determinate caratteristiche, là è un finto centrocampista adattato a fare il sottopunta. Come caratteristiche non ci sta nessuno, solo un pochino lo potrebbe fare Mansur, però sai, lui è abituato sempre con la riga al fianco e allora perde un pochino. Allora l'unico, è ovvio che Vacca, partendo da più lontano con la sua fisicità, io, ecco, vedi pure gli inserimenti, se Ciro invece di andare indietro va in avanti può fare il secondo gol su quell'altro cross, cioè sono situazioni. E il ragazzino ci aveva, poi si è demoralizzato col gol e poi l'abbiamo perso. Io già, secondo me lo devo togliere già subito, ma non perché per demerito, perché lui si è impegnato, ha corso, ha lottato, ha fatto. È ovvio che non è il suo ruolo. Posso fare la domanda più generale? Secondo te questa regola degli altri quando condiziona realmente il progresso di una squadra? Ecco, secondo me, secondo il mio punto di vista, se un giocatore del 2002-2003
2004 vale, ma ciò che c'è in Serie A, perché imporre a determinate squadre questo vincolo degli anni? Stai sfondando non una porta aperta, stai sfondando un portone, che lo sto dicendo da 20 anni, da 15 anni, da quando alleno. Lo sai perché? Perché, ma non per presunzione, noi abbiamo giocato a calcio e quando eravamo ragazzini Pasquale Suppa a 17 anni giocava in C1, la C1 dell'83-84 con Dodo, con Casaroli, con quelli là, no? Poi noi siamo, poi io sono venuto l'anno dopo con Pancheri, con Gezzano, con la Buonanima di De Rosa, con Morganti, cioè con giocatori che hanno fatto la Serie A. Ma la regola non c'era. Materazzi ci ha preso e ci ha fatto giocare dalla Beretti, ci ha fatto giocare in prima squadra. E Pasquale ha fatto la carriera che ha fatto. Io nel mio piccolo anche la mia carriera. Ma non abbiamo giocato perché c'era la regola. C'era che uno era bravo e giocava. È la stessa cosa oggi. Ma se oggi fai giocare un 2013, ma sai, quello ha fatto poi fra due anni, tre anni, ma quello ha fatto 100 partite in Serie D, non ha fatto 100 partite in Serie D, ha fatto 100 presenze che sono diverse, perché lui è obbligato a farlo. Se invece togliessero questa stupida regola, perché che non sta scritto da nessuna parte che tutti quanti dobbiamo giocare a calcio, dobbiamo fare gli allenatori, dobbiamo fare... allora chi merita gioca. Allora se tu sei bravo fai l'allenatore, il giocatore, se non sei bravo devi fare un'altra cosa, puoi fare l'avvocato, puoi fare il dottore, puoi fare il pizzaiolo, il salumiere, e ognuno. No, che dobbiamo obbligare questi ragazzi, che poi che succede? Succede che questi ragazzi per 3 o 4 anni si illudono, perché poi sai chi ha giocato a Taranto, chi ha Caserta, pensano di essere già Del Piero e Totti, lasciano gli studi, i genitori pensano di avere Totti e Del Piero e tutto, e si crea un problema. E io l'ho sempre detto, perché poi questa regola io non la capisco, però essendo che ci sta la dobbiamo fare. Perché poi dopo la cosa ancora più brutta, sei anche ricattato da questi ragazzi, perché tu sei obbligato a farli giocare. Cioè io il grande posso anche mandarlo in tribuna e faccio giocare 11 ragazzini e la partita non la perdo, ma se non faccio giocare 4 ragazzini in età perdo la partita. Allora poi questi è un discorso che dovrebbero, per me dall'alto dovrebbe capire, ma io lo sto dicendo da tantissimo tempo. Infatti, a proposito di investimento, se non combinerai lo stadio, perché forte, no, perché piace. No, pure là, aspetta, pure là c'è il minutaggio, anzi, là è ancora peggio, che qua è obbligatorio, là lo giocano e ti pagano pure, cioè, capito, là ti pagano. Allora, se tu più fai giocare, più ti pagano. E poi dopo voglio capire quanti ragazzi ci stanno. Io ho fatto una statistica, in Italia nasce 1,32 bambini per famiglia, cioè un bambino più un terzo, no? Di cui deve essere o maschio o femmino, di cui deve fare il basket, o la pallavolo, o al tennis, o la pallanuoto, o... Allora oggi non si va più il giocatore che ruolo fai, come sei forte, che anno sei? 2005, vieni qua, 2004, vieni qua, 2006, vieni qua. E non è più calcio. Allora, ieri abbiamo chiesto a tratti, sì, a tratti sì, perché lui sì, ma lui come caratteristica rispetto a tutti gli altri è l'unico che ha quelle caratteristiche di saltare l'uomo in velocità, è l'unico, poi gli altri non hanno queste caratteristiche. Però lui deve capire, ecco, che nel calcio si gioca pure con la squadra, si mette a disposizione della squadra, si gioca pure in base di non possesso, nel senso, non è che dico devi fare il difensore, però una mano ti devi sacrificare. Però devo dire la verità, oggi come tutta la squadra, ecco, io oggi non gli posso rimproverare niente, perché per l'impegno, l'applicazione, le cose, la voglia, lo spirito di sacrificio, si sono aiutati, cioè, come al solito, però dobbiamo migliorare tante cose. Allora, a parte che quando con l'Altamura sono venuto il sabato, io non sapevo neanche i nomi dei calciatori. Sono andato in panchina per rispetto della maglia, perché per rispetto pure del presidente, che io il sabato sono venuto e ti dico la verità, conoscevo, ecco, Vacca, Favetta, Fevolo, che conoscevo, ma gli altri non sapevano neanche il nome. E io non ho toccato niente, io ho preso la squadra che aveva giocato e l'ho messa in campo e sono andato in panchina proprio perché... Poi dopo, ovvio, da martedì abbiamo lavorato.
è ovvio che ho un pochino adattato un punizione, però loro erano abituati al 4-3-3, ho tolto il vertice basso e l'ho messo davanti per essere un pochino più offensivo, perché questo è il mio modo, però caratteristiche specifiche non ce l'hanno tutti quanti, ecco, perché poi un conto fare il 4-3-3, un conto il 4-2-3-1. E poi scusa, un'altra domanda, no. Sì, su alcune caratteristiche si sposa, però ci manca il perno principale che è il sottopunta, la mezza punta, ecco. E allora perciò una adatta una volta una volta un'altra per cercare un pochino di fare. Però diciamo così, come caratteristiche un pochino. Chi gli ha dato le informazioni migliori come sottopunta? Non capito. Chi gli ha dato le informazioni migliori come sottopunta? Non ce l'abbiamo, senza che ci vediamo in giro. Beh, Ciro lo può fare perché c'ha caratteristiche. Diaz è ovvio che ha avuto poco spazio, però non abbiamo neanche tempo per fare determinate cose, tra partite infrasettimanali e tutto, poi dopo tanti esperimenti non possiamo. Però io dico che per caratteristiche, sai, Diaz è una prima punta, uno che tiene palla, uno forte fisicamente, Ciro. Ecco, è il giocatore che può venire incontro, è ovvio, non è un sottopunto, è un 4-2-4, però Ciro lo può fare anche come seconda punta. No, capito, questa è la dimostrazione che loro hanno voluto a tutti i costi la vittoria, hanno reagito alla grande, perché dopo 5 minuti andare sotto di un gol su un rigore secondo me molto 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 regalato, poi dopo reagire e andare in vantaggio, poi potevamo fare il terzo gol, il quarto gol e tutto, e una palla persa a metà campo, è una svicolata, è un'autorete, quella ti taglia le gambe. Invece abbiamo cercato ancora di costruire, di fare, poi dopo è ovvio che subentra la stanchezza, subentra il nervosismo, subentra che ti inizi un pochino a innervosire e a deprimere, perché poi è ovvio che dopo la prestazione di sabato tutti quanti volevamo fare, ci volevamo riscattare, ecco. Perciò la cosa importante, ecco, è questa, la vittoria e la voglia dei ragazzi che ci hanno messo oggi.